Buongiorno. Buongiorno, che felicità essere con te Alessandra, sono super contenta perché tu lo sai, io sono napoletana, però vivo a Bologna da 15 anni, quindi ormai mi sento un po' parte, posso dire che sei un po' parte del territorio. Sei di Bologna, allora sei una di noi e noi siamo una di voi, perché tanto il mondo è tutto il mondo e dove ci sono degli italiani va bene. Però lo sai una cosa, io non ho mai fatto la scaloppa alla petroniana. Beh, allora cosa facciamo noi oggi? E allora me la segni. La scaloppa alla petroniana. Niente di più bolognese. Forse la cotoletta alla bolognese, ma è già complessa, più pesante. La scaloppa è per tutti. È vero, perché la cotoletta è un po'... è apparentemente un po' più tigna. Perché sì, ma soprattutto, sai, c'è quella panatura, se non è perfetta, se non è... Insomma, noi amiamo fare cose che siano facili per... Okay. Se è facile la fai, se non è facile non la fai. È vero. Poi se non viene bene uno non la fa più, la prova una volta, se a chi la dice. Invece questa saremo tutti in condizione di fare un lavoro superlativo. Vai. Mi insegni allora. Io non so niente, facciamo finta che non è vero, ecco, facciamo finta, non è vero che non sai niente, perché io non lo so, mi ricordo, hai fatto anche Masterchef, vero? Sì, vabbè. Hai vinto Masterchef, sì, non l'hai fatto, l'hai vinto. Però sai che lì queste cose qua non le vogliono, lì vogliono tutte quelle robe strane, con quegli ingredienti strani, invece le cose che mangiamo tutti i giorni oggi sono queste, verace. Sono queste le cose che ci piacciono. Allora, partiamo con una, nel nostro rondocino, io sai uso alluminio perché come cuoce l'alluminio non ce n'è, c'è solo il cocio, ma per una scaloppa non si può. Quindi scaldiamo il burro, ho già preparato la carne, e vedi? Allora, uno può mettere il vitello se vuole, ma assolutamente, perché non regge il contrasto dei sapori. Per tradizione è maiale, perché sai che a Bologna noi facciamo col maiale. Bologna la grassa, mi piacciono le cose quelle belle. Però uno volendo potrebbe anche fare il vitello, perché ho sentito gente che ma non è tradizione, noi non lavoriamo il vitello. Okay. E poi perché adesso quando andiamo a vedere finita c'è un insieme di sapori che il vitello non regge. Un insieme di sapori, anche forse una morbidezza? Ma se morbido, sai, tanto è puttato all'interno, appunto, perciò viene un po', no? Ma sì, chi lo sa, lo so, io la voglio fare tradizionale. Ecco, ci va su della roba che il vitello non lo senti più, se no è il vitello. Allora, questo è filetto di maiale che io ho già tagliato e battuto per bene, contrariamente a quello che dicono di fare, ma tu sai che io sono decisamente anomala, Tu sei un po' ribelle. Molto ribelle, così bene, così ribelle. Oh. Quindi allora, un po' di farina, ma non senza esagerare, perché la farina serve. Allora, i grandi dicono che serve a chiudere i pori della carne, ed è vero, qualcosa farà anche lì. Io credo che la cosa che mi piace di più di questa farina è che quando siamo alla fine ci rilascia un sughettino. Fa quella cremina un po' buonissima, fa la differenza. Quindi poi ci vuole, abbiamo detto di farla come tradizione comanda, questa non ci sta, non ce la metto, ce la facciamo dopo, la mangiamo però, da sola. Il burro, mi raccomando, no, perché tu lo sai che ci sono sempre quelli che dicono no, il burro, no, qua ci vuole il burro, assolutamente, non si è visto mai fare una scaloppa senza il burro. Ecco, no, diciamolo, perché sai che... Certo, assolutamente, allora vedi, facciamo fare la crosticina. Fa un po' quel colorino bello. Sì, perché altrimenti rimane gommosa, rimane solo di gomma, invece no. Un po' di crosticina alla fine fa la differenza. Sì. Poi una volta l'abbiamo già girata. Guarda, come metto lo spazio e ci metto anche l'altra. Ma non per eccesso o per cosa, sai perché? Perché deve essere giusta misurata la padella. Ah, per la quantità di fettine? Sì, perché altrimenti quel burro che rimane lì e frigge, si brucia. Ecco, vedi. È sempre bene tenerla piena. Tenerlo che lavori il burro, non che sia. Per esempio, già bella frittarella, la possiamo lasciare girata. Se la lasciamo girata dalla parte, cioè la lasciamo friggere ancora, esatto, quindi tiriamo sulla parte più fritta. Quindi teniamo quella, riteniamo questa. Scusa, vediamo che abbia fatto ancora un minuto. Ancora un attimo di crosta. Intanto comincerei. Forse partire le altre, no, qua ce le abbiamo già, senza sovrastare. Va bene, perché adesso le bagniamo col vino. Eccolo! Un vino bianco, sai, noi qui a Bologna possiamo usare il vignoletto.
porterà, anche se è buona in tutte le parti d'Italia, abbiamo visto che abbiamo una produzione ci facciamo tutto un po' grosso. Facciamo sfumare per bene, no? Che cosa le vuole dire? Ci fanno dei cenni, dobbiamo rispondere a qualche domanda. Parlate italiano. Cosa dobbiamo fare? Allora, il prosciutto crudo, tu guarda che sia dolce ma anche saporito, perché se troppo dolce non sa di niente. Vedi che un po' morbidino, no? Sì, giusto. Un po' di velvenina ci sta. Sì, anzi col suo grassetto, perché altrimenti la roba rimane stoposa. Ok. Quindi abbondantino, affettato, sottile. Una fetta per... Una, due, insomma, finché non copri tutta la carne, abbondante, perché poi questo cuocendo... Esattamente, si ritira e non ci va bene che si ritiri. Sai perché mi piace questa cucina? Perché è ricca, è bella, è goduriosa. Sa di Bologna. Goduriosa. Infatti ce lo mette tutto lei. E certo, che cosa me ne faccio di un goccettino? Io avrei messo quella fettina lì, invece no, lei ce lo mette tutto. Tutto, ci vuole tutto. Perfetto. Bene. Quindi abbiamo coperto completamente la carne, non si vede più. Sì, abbiamo anche evaporato. Sì, non si sente più l'alcol. Non si sente più, ma si sente ancora il vino. Allora adesso, prima che mi evapori completamente, voglio aggiungere un po' di umidità. A questo dovete fare attenzione quando la fate, perché la roba secca non piace a nessuno. Quindi che cosa ci hai messo? Un pochino di brodo buono. Di brodo vegetale o brodo di carne? No, il brodo vegetale non lo faccio neanche. Paura, non si può dire. Abbiamo del carne di maiale, del prosciutto, mettiamo hai ragione. Brodo vegetale è l'acqua di cottura delle verdure, siamo onesti, no? Ah beh, sì, certo. E allora non va bene, ce ne facciamo. Queste sono delle scaglie di... Parmigiano reggiano giovane. Sì. Infatti si vede bello morbido, esatto. Fuori intorno ai 12 anni, anche perché poi la gente è 3 mesi. 12 mesi. 12 anni. 12 mesi, se no finisce che per tenerla morbida te la negano di panna, vero? Quindi andiamo a mangiarla qui da noi, noi a Bologna, in un posto dove ha fatto sto brutto lavoro. Invece allora. No, quindi parmigiano reggiano giovane, morbido, a lamelle. Sì, allora, e poi mettiamo quel po' di brodino. Io non lo metto proprio sopra volutamente, se qualcosa ci va, pazienza. Adesso copro perché voglio che si uniscano i sapori e quel parmigiano si fonda. Ecco, e alzo la fiamma. Quindi, fuoco alto, coperchio. Esatto. Bisogna star lì però. Ma adesso è questione di un minuto. Allora stiamo qua, ci facciamo anche adesso. E quindi questa è la scaloppa alla petroniana, mentre invece la cotoletta, che spesso la propongono nei ristoranti, quelli considerati di cucina tradizionale, così invece ha sempre il prosciutto, il formaggio, però è fritta. Ed è sempre carne di maiale, perché assolutamente... Il vitello abbiamo detto che non si usa. La panatura che non è come la milanese, la panatura nell'uovo ha un po' di panna, il parmigiano, il sale, la noce moscata. E certo, perché quando tu fai pane, uovo e pane, quella crosticina verrà croccantissima, ma quando la metti in bocca si scioglie. Sì. Dopo va, la procedura del dopo è la stessa, non ci va il vino, però ci va il prosciutto, ci va anche il parmigiano giovane, anche lì non devi mettere dei baciugli di creme, ci va il parmigiano giovane, un buon brodo. Ecco, vedi che il parmigiano giovane fa quel lavoro, esatto. Senza bisogno di mettere panna e altre cose, cioè si fonde perché è morbido e non è perché troppo stagionato. Esatto, fa il suo dovere. Queste sono perfettamente pronte. Senti che allora, profumo. Adesso mi servirebbe un piatto da poter mettere. Quello non mi piace per niente perché ci avevo messo la carne cruda. Però io adesso lo vado a prendere, tanto tu glielo spieghi, per favore. Ah sì, io ve lo spiego. Raccontagli il profumo. Si sente un profumo meraviglioso, di buono, di cose buone, di casa, di cose fatte in casa, di quello che ci piace mangiare e che ci piace condividere con le persone a cui vogliamo bene, con le persone che amiamo, perché la cucina, perlomeno per quanto mi riguarda, è questo, è condivisione, è stare insieme,
è amore in qualche modo, no? Quando si vuol bene a una persona spesso si dice hai mangiato? Perché? Perché è una cosa di amore. E quindi, cara Ale, guarda che bel piatto che hai preso. Hai visto? Ma perché è festa o perché mangi sempre nei piatti così belli? A noi piace mangiare nei piatti belli, abbiamo belli anche brutti, hai visto? Questi sono quelli di comando, però, come hai detto, mangiare è un atto d'amore. Sì. Allora, puoi amare il prossimo se non ami te stesso? No. Quindi noi ci amiamo e facciamo brava, dei bei piatti. Hai ragione. Ecco. Allora, andiamo a fare il piatto. Quel sughetto di cui parlavi prima, guardalo, che meraviglia. Adesso facciamo prima il bello, poi facciamo anche le altre, perché qui siamo diverse, la prima andiamo tutte. Allora, guarda, il punto deve essere proprio questo. La carne, se fosse troppo anonima, finisce per non sentirla più. E adesso il sughetto ce lo metti sopra. Mentre prima, quando hai cucinato, hai badato a mettere il liquido intorno, a non bagnare il parmigiano in modo che si sciogliesse per bene. Invece adesso è il momento del sughetto, ce lo mettiamo perché sopra. Prima era solo brodo, adesso non è più brodo. Qua c'è un... Fammi vedere un po' qua, ma c'è nel tuo quaderno di cucina? No, non c'è. Questo lo trovi www.usb-bologna.it, sezione ricette, lo sapete, solito, dove ci sono tutte le ricette. E qua invece ci sono tutte quelle ricette che ho pensato di mettere, quindi qualcuna, perché lo useremo sempre, vedi ci sono tutti gli spazi. Che bello, sì, per scrivere ogni giorno quello che uno prepara, quello che uno, le idee. Ma anche solo se devi cambiare le gomme, anche solo se ti scade l'abbonamento della Tipper, per dirti, è tutto quello che io un'agenda vera e propria, recuperiamo il piacere di scrivere dell'agenda di casa dove si scrivono le cose della famiglia. I quaderni sempre qua. Pronti, perché alla mattina controllo quello che devo, quello che non devo fare. E poi ci sono anche delle ricettine. Sì, vedi, rada rusco. Il rusco, sapete cos'è il rusco? La Bologna si sa cos'è il rusco. Esatto, io l'ho scritto, solo noi paghiamo la tassa del rusco, gli altri pagano l'immondizia. La tassa della spazzatura. Sì, c'è il rusco, stupendo. Sì, no, ci sono quelle cose che uno deve, almeno io me le devo ricordare e ho questa abitudine. Ma anche quando facciamo le ricette, noi che cuciniamo, devi mettere in infusione una cosa, devi lasciare, deve venire buona, non so, tra 10, 15, 20 giorni. E quanto ne è venuto? E che teglia hai usato per fare quella torta? Quanto te ne è venuto? Perché con quella dose, qual è il tegame migliore? Certo, tutti gli appunti, e questi poi si conservano, nel senso che questo è un quaderno di vita che si conserva. Perché no? Si tramanda. No? A me piace l'idea. Io per esempio utilizzo in cucina dei fogli, sono dei fogli che erano della nonna di mio marito, che cucinava, e ci sono le sue ricette scritte a mano da lei, dove racconta come fare le cose della tradizione, quindi noi portiamo avanti la tradizione, esatto. Per esempio il ragù come lo faceva lei, che tu sai benissimo che è un'altra cosa, ma è esattamente, è un'altra, è un altro ragù dal nostro, ma, no, ma lei è bolognese, quindi ragù bolognese, io ho imparato da lì, io lo so appunto che anche Napoli ha la mia famiglia, come sì, qua sì. Ognuno ha il suo ragù, gli ingredienti li devi riconoscere, sono quelli, ma sono quelle sfumature che fanno di quel ragù il tuo ragù. Questo e fanno e danno senso di casa. Mio figlio dice sempre che il ragù più buono di Bologna è quello che fa suo papà, perché è quello che mangia da quando era piccolo così, e quindi se va da un'altra parte e sente magari una sfumatura di sapore diverso, lui dice sempre quello che mangia a casa. È quello che dico io, potrebbe essere migliore ma non è uguale, è un'altra cosa. Quindi, bene, dice che siamo stati... Abbiamo chiacchierato troppo, tanto che non ci vedevamo, sì, dall'ultima prova del cuoco. Sì, esatto. Dove hai vinto tu contro di me? Ma sai, io là sono molto al pubblico, devo dire, sono io di casa. Mi inchino, mi inchino e mi tolgo il cappello. No, vabbè, un pubblico affezionato, bellissimo, sì, bella gente. Bene, allora ragazzi, io vi saluto tanto tutti quanti, i nostri amici, i suoi amici, tutti quelli che non erano amici diventeranno amici, saluto tutti e auguro comunque una buona festa, un buon Natale, andate a comprare il quaderno perché dalla settimana del 27 cominciamo si comincia scrivere. A scrivere, esatto, eccolo qua, fate come volete perché questo sapete è il mio mantra. Buone feste a tutti, grazie Alessandra di avermi invitata, io non vedo l'ora di assaggiare la scalotta, esattamente, grazie.